Dicenza, un gioiello situato al margine settentrionale della pianura padana, sorge ai piedi dei Colli Iberici che hanno reso celebre per le attività sportive tutto il territorio circostante. E quest'anno, dopo ben 5 anni di assenza, torna a solcare la terna vicentina la Via dei Iberici, un classico che si rinnova con tante attività collaterali e galvanizzato dalla voce coinvolgente di Angelo Furlan. Ad inaugurare l'edizione 2023 il percorso Gravel, con lo stesso Furlan e Filippo Pozzato tra le griglie di partenza, insieme a tutti gli altri bikers giunti da ogni parte d'Italia. Percorso il Gravel che porterà i suoi partecipanti alla scoperta dei Colli Iberici, tra cui l'incredibile museo a cielo aperto dei relitti della Seconda Guerra Mondiale, passando dalla Rocca dei Vescovi, uno dei punti più alti dell'intera valle. La pista dei bambini, allestita sotto le splendide mura di Vicenza, fa da cornice al timbro e alla consegna delle medaglie. La grande festa e la bellissima giornata sono però solo un assaggio della vera manifestazione. Si va a dormire per risvegliarsi sulle griglie della Via dei Iberici, che da un periodo di pausa torna a far battere i cuori e pedalare le gambe ai ciclisti nel coreografico sfondo delle bellezze vicentine. La partenza al cospetto delle mura scaligere di Vicenza è controllata e per diversi chilometri avrà in comune il tracciato con l'appena passato Mondiale Gravel svoltosi a settembre. Lasciata la città si delinea il primo gruppo di bikers dove si riconosce Nicola Spettinà, Ramon Valtaggiato, Domenico Valerio, Andrea Righettini, Nicola Risatti e Stefano Dal Grande e altri bikers. Si susseguono velocemente tratti di terra e asfalto fino al Mur di Monte Iberico che impone una nuova selezione. Rimangono in 7 a tirare il gruppo e nessuno sembra abbia voglia di mollare. Sfila per primo Domenico Valerio. Seguono Nicolas Pettinà, Ramon Valtaggiato, Nicola Risatti, Samuele Lovato, Andrea Righetti e Daniele Menzi. Attraversata la valle cambiano le posizioni ma non la sostanza. I soliti 7 sfilano davanti al nostro operatore, costeggiando l'abitato di Sant'Agostino, passando per i campi e dal suo ex stabilimento termale. Il gruppo è sempre molto compatto e inizia la salita verso la tenuta di Fondo Rubro, un'azienda vinicola situata in un'antica villa nel cuore delle colline vicentine che con i suoi vigneti trionfa sul panorama circostante. Nelle bellissime immagini dal drone possiamo ammirare la testa della corsa, ora capitanata da Daniele Menzi, lanciarsi dalle vigne nel sottobosco. Seguono Ramon Valtaggiato, Nicola Spettinà, Domenico Valerio, Samuele Lovato, Andrea Righettini e Nicola Risatti. Al primo passaggio dal ristoro del Salve Regina si presenta Menzi da solo. È qui la vera selezione. Dietro di lui Andrea Righettini, che vediamo prendere la borraccia per rifocillarsi. Seguono a ruota Ramon Valtaggiato, un gruppetto compatto di 3 atleti, con Domenico Valerio, Samuele Lovato e Stefano Dal Grande. Vediamo qui anche la prima donna, la portacolori della Mainetti Metallurgica Veneta, Maria Zara Antonello, che sfila davanti al nostro operatore. Da qui i bikers affronteranno la ripida salita verso la Rocca dei Vescovi. Il primo a presentarsi è di nuovo Menzi, che dopo il giro di boa sembra aver dato un vantaggio importante al secondo Andrea Righettini, anche se sembra non voler cedere il passo mantenendo un ritmo altissimo. In terza posizione dietro troviamo Nicolas Pettinà.
Al secondo passaggio del Salve Regina, Menzi ha un problema meccanico e si ferma in una zona tecnica in cerca di soccorso. Il problema sembra più grave del previsto e lo obbliga a fermarsi una seconda volta. Nello stesso momento Righettini gli passa a fianco a tutta velocità, passando di fatto in vantaggio. Di seguito altri bikers in lotta per il podio, tra cui Nicolas Pettinat, Ramon Vantaggiato e Domenico Valerio. Dopo un anello nel bellissimo bosco di Brendola appare Righettini, ancora da solo e galvanizzato dal sorpasso. La nostra telecamera lo segue in un bellissimo passaggio in mezzo alla folla. Affronterà l'ultima discesa prima dell'arrivo. A non troppa distanza a giocarsi il podio Nicolas Pettinat e la coppia della Cicli Taddei formata da Domenico Valerio e Ramon Vantaggiato. È ancora Righettini che si presenta sul red carpet a pochi tornanti dal traguardo. Il nostro drone lo segue nella sua pedalata e lo accompagna al photo finish. Il suo tempo è di 2 ore 6 minuti e 29 secondi. Sentivo abbastanza in forma, mi sento in forma in questo periodo e quindi sono partito per fare del mio meglio e possibilmente vincere. E oggi c'era un ragazzo che andava un po' di più in salita di me e mi sono trovato secondo da solo dietro Menzi, appunto. E poi l'ho trovato fermo con la ruota bucata, l'ho superato e ho tirato dritto fino al traguardo, quindi sono contentissimo di aver vinto, sono anche stato un po' fortunato. Il secondo e terzo posto vanno invece a Nicolas Pettinat e Domenico Valerio, che chiudono la gara rispettivamente con 2 ore 7 minuti e 59 secondi e 2 ore 9 minuti e 15 secondi. Passa sotto l'arco tra le grida del pubblico anche la prima donna, la bikers vicentina della Mainetti metallurgica Maria Zarantonello, che porta a casa un tempo di 2 ore 39 minuti e 11 secondi. Proprio una bella vittoria, me la sento anche quasi di casa. L'ultima edizione, se non ricordo male, l'ho vinta anch'io non so quanti anni fa. Poi mi diverte un sacco la parte che c'è a Brendola, in Pineta, perché d'inverno sono nelle mie zone di allenamento e lì ho dato sfogo alle mie lotte in discesa, ma anche ai watt in salita. Sono passata sotto qua che ero già in testa, poi al secondo tornante qua della prima discesa mi sono caduta e ho perso un po' il tempo che avevo guadagnato sulla prima salita, però poi mi sono rifatta super Salve Regina e sono riuscita a tenere il mio distacco. La vita e la bellezza di Vicenza vi aspettano quindi nell'edizione 2024, con le tante preannunciate novità e con l'entusiasmo di rivivere insieme 3 giorni con amici e famiglia, accomunati dallo spirito dello sport e la passione per tutte le grandi discipline delle ruote grasse.